da tempo il tribunale anche di Modena e di Reggio, in cui è stato epicentro non solo del terremoto, ma anche dell'attività dell''ndrangheta e della camorra, fanno richiesta di personale. Il personale, personale qualificato, non personale delle province, è giusto che ci si dia una mano, ma abbiamo bisogno di persone che sappiano appunto quello che vadano a fare, che abbiano studiato per quello. Il problema della legalità però forse non interessa l'Emilia-Romagna. Anche i politici emiliano-romagnoli della maggioranza credono che la mafia in Emilia-Romagna non esista, credono che sia un problema che c'è solo altrove. Infatti non si giustifica questo silenzio, questa superficialità con cui viene affrontato il problema. Allora, Ministro, io credo che lei ha fatto tanti decreti, ha fatto tante leggi, ma sia importante fare un po' meno legge e cercare di utilizzare il suo tempo per trovare le risorse per il personale e per le strutture, perché sennò questa sarebbe l'ennesima vergogna del Ministero della Giustizia, l'ennesima vergogna del governo Renzi, l'ennesima vergogna di questo Paese, Ministro. Grazie. Grazie. Interrogazione 3.581, onorevoli Mucci ed altri, concernente iniziative in materia di semplificazione fiscale volte all'unificazione degli adempimenti e dei modelli fiscali, nonché a una riorganizzazione del calendario fiscale e del sistema impositivo, anche in riferimento alla presentazione del modello 770 semplificato. Onorevole Mucci, la illustra per un minuto. Prego. Grazie Presidente. Ministro, parliamo di semplificazione degli adempimenti fiscali. Nonostante l'introduzione della certificazione unica con scadenza 9 marzo 2015, si apprende attraverso l'audizione del 14 gennaio scorso dal direttore Rossella Orlandi, che per quanto riguarda appunto gli adempimenti fiscali si ritiene inopportuna l'eliminazione del 770 semplificato. Ora, secondo l'Associazione Nazionale Commercialisti, l'introduzione del modello di comunicazione unica, il cui numero di dati contenuti è senza dubbio ampliato, non solo rende di fatto superfluo l'obbligo di presentazione del 770 semplificato, ma soprattutto introduce adempimenti nuovi con scadenze eccessivamente ravvicinate. Inoltre, sottolineiamo il fatto che i dati contenuti nella dichiarazione del 770 semplificato sono già in possesso dell'amministrazione finanziaria, che quindi interpella il contribuente inutilmente. Denunciamo inoltre l'inadeguatezza, e concludo, dell'attuale termine del 31 luglio 2015.